Qui Radio Maria trasmettiamo Catechismo della Chiesa Cattolica a cura di Padre Livio. Ma noi il Catechismo della Chiesa Cattolica eh, siamo arrivati al numero eh, 249, siamo sempre, eh, cari amici, nell'argomento della Santissima Trinità, abbiamo visto come questo mistero della Santissima Trinità, che è un mistero di fede, ci è stato rivelato da Cristo. E eh, abbiamo visto come Cristo ce l'ha rivelato parlandoci del Padre e parlandoci dello Spirito Santo. Abbiamo visto, cari amici, che ehm, se è vero che Cristo ci ha rivelato il Padre, ci ha rivelato lo Spirito Santo con la sua parola, però è anche vero che eh, per quanto riguarda il nostro itinerario di fede, è grazie allo Spirito Santo che noi riconosciamo in Gesù il Figlio di Dio cioè riconosciamo in Gesù il Signore e quindi è grazie, grazie alla rivelazione interiore dello Spirito Santo che noi confessiamo la divinità del Figlio e, ed è grazie appunto sempre allo Spirito Santo che noi nel Figlio chiamiamo il Padre col nome di Abba, col nome di Padre. Quindi se è vero che eh, la Santissima Trinità nel suo mistero intimo come vita intima di Dio, ci è stata rivelata da Gesù, è anche vero però che noi alla conoscenza di questo mistero, attraverso il nostro cammino di fede, eh, vi eh, perveniamo grazie alla rivelazione interiore dello Spirito Santo che rivela costantemente, perennemente alla Chiesa e ai membri della Chiesa, rivela chi è Cristo, non un, uo non un uomo ma il Figlio di Dio e rivela a noi chi è il Padre. E abbiamo visto che eh, non soltanto c'è una rivelazione da parte di Cristo rispetto al Padre e allo Spirito Santo. Non soltanto c'è una rivelazione dello Spirito Santo che fa nel nostro cuore riguardo al figlio e al Padre, ma c'è anche una rivelazione del Padre. Infatti noi abbiamo visto nella vita pubblica di Gesù che almeno tre occasioni il Padre ha pubblicamente, solennemente avvallato con la sua autorità di padre la parola del figlio dicendo questo è il mio figlio prediletto ascoltatelo e eh, d'altra parte se è vero cari amici che lo Spirito Santo ci rivela il figlio e il padre è anche vero che nel processo di conversione è il padre che attira a Cristo nessuno può venire a me se il padre non lo attira dice Cristo quindi mi pare molto importante eh, sottolineare questa eh, attività eh, di tutte e tre le persone della Santissima Trinità nell'opera della rivelazione ognuna in un ambito ben eh, preciso in particolare potremmo dire che eh, Cristo è la rivelazione pubblica esteriore il verbo si fa carne e annuncia visibilmente la parola quindi la rivelazione di Cristo è pubblica la rivelazione dello Spirito Santo invece è tutta interiore e è bene mostrare come queste due forme di rivelazione siano fra loro complementari, e cioè non possiamo comprendere la rivelazione pubblica di Cristo senza la luce interiore dello Spirito Santo. D'altra parte, la luce interiore dello Spirito Santo senza la rivelazione pubblica di Cristo e senza l'avvalo della Chiesa rischierebbe di portare a forme di soggettivismo e quindi eh, di un eh, dissolvimento nella fede e nelle proprie credenze personali. Adesso, cari amici, stiamo affrontando alcuni numeri del catechismo della Chiesa Cattolica che vanno dal numero 249 al numero 252 e che eh, nel nostro catechismo vanno sotto il titolo della formazione del dogma trinitario. Di che si tratta, eh, cari amici? Si tratta di questo, che i due misteri fondamentali della fede, il mistero riguardante la eh, Santissima Trinità, cioè che Dio pur essendo uno, però all'interno di Dio è un rapporto di amore, è padre, figlio e Spirito Santo, dove il padre è l'amore generante, il figlio l'amore generato, lo Spirito Santo il dono d'amore del padre e del figlio. Ebbene, cari amici, questo dogma fondamentale della fede, insieme all'altro dogma fondamentale della fede, che è la divinità di Cristo, questi due dogmi sono talmente lontani eh, dalla ragione umana, pur non contraddicendo la ragione: sono talmente lontani eh, eh, dalla ragione umana che la ragione, e eh, noi potremmo dire che l'uomo carnale, carnale eh, anche l'uomo che ha già conosciuto questi dogmi. Eh, ha sempre cercato eh, nel corso della storia, fino ai nostri giorni, l'uomo carnale di eliminare questi due dogmi. Per cui vorrei segnalare, eh, cari amici, una tentazione permanente del cristianesimo, una tentazione che il cristianesimo ha sempre dovuto respingere, una tentazione direi, eh, che è insita nella carne e nel sangue, ma che eh, ha come suo artefice ultimo il maligno una tentazione permanente del cristianesimo è la eliminazione stessa del cristianesimo e cioè eh, il cristianesimo è stato tentato fin dall'inizio eh, ad eliminare questi due dogmi fondamentali della fede la Santissima Trinità e la Divinità di Cristo per, attenzione cari amici, riportare il cristianesimo al Vecchio Testamento e quindi eh, ridurre il cristianesimo ad una forma di ebraismo. In fondo questo progetto che la Chiesa dei primi secoli ha respinto con forza, quando ha respinto l'eresia ariana, non dimentichiamo che nel terzo, nel terzo, quarto e quinto secolo la Chiesa ha dovuto far fronte a una a un tentativo di ridurre il cristianesimo, di eliminare in pratica l'essenza del cristianesimo per farne una forma di eh, ebraismo modernizzato, eh, per farne una forma di ebraismo verniciato eh, di Vangelo. L'eresia ariana, eh, cari amici, che ha dissanguato la Chiesa per quasi tre secoli, comunque il IV e il V secolo certamente, in che cosa consisteva? L'eresia rena consisteva nel negare la divinità di Cristo, fare di Cristo un profeta o comunque, eh, se, vogliamo, se vogliamo elevare Cristo al di sopra dei profeti, fare di lui l'incarnazione eh, di, di una specie di angelo o di arcangelo. Quindi vedete che i testimoni di Geova hanno avuto dei precedenti, i testimoni di Geova affermano appunto... Quando tu sei già ormai entrato nella loro eh, logica affermano con chiarezza che Gesù è l'arcangelo Michele incarnato. Qualcosa di simile proponevano anche gli ariani. Negavano che ad incarnarsi fosse il Verbo, ma fosse una, uno spirito superiore. Comunque, qui non si parla di spiriti superiori o inferiori. La vera distinzione è fra Dio e la creatura. Per quanto uno spirito possa essere superiore, eh, possa essere anche un arcangelo uno spirito perfettissimo però se è creatura, eh, creatura è, è infinitamente distante da Dio, no? Quindi eh, non è che ci sia molta differenza a dire che si è incarnato l'Arcangelo Michele invece che si è incarnato un'anima un, 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 un normale. Ambedue creature sono. Quindi la vera distinzione è questa, se a incarnarsi sia stato Dio o se a incarnarsi sia stata una creatura. Bene. L'arianesimo è stato il tentativo di negare che a incarnarsi sia stato Dio. Ma una volta negata la divinità del figlio, cari amici, è negato anche il mistero della Santissima Trinità. Quindi Dio è solo il Padre, solo il Padre è Dio. Cristo quindi è nella linea dei profeti e quindi siamo ritornati all'ebraismo. Va anche detto, cari amici, che quello che non riuscì all'arianesimo, cioè l'arianesimo tentò di soppiantare il cristianesimo. L'arianesimo tentò di riportare il cristianesimo all'ebraismo e in fondo a fare del cristianesimo una religione di questo mondo. Infatti l'ebraismo forse non aspettava un messia terreno. Ebbene l'arianesimo era il tentativo di fare della Chiesa il supporto al potere dell'imperatore, fare della Chiesa uno strumento di dominio temporale. E quindi l'attacco dell'arianesimo fu l'attacco al cuore del cristianesimo. Quello però che non riuscì all'arianesimo riuscì all'islam. L'islam rappresenta il medesimo tentativo. L'islam nato nel VI secolo d.C., in Arabia, rapidamente soppianta tutto il cristianesimo in quelle aree dove era stato il cristianesimo fiorentissimo. Infatti non dimentichiamo che in quei tempi il cristianesimo in Occidente era ben poca cosa, c'era Roma, c'era qualche comunità in Spagna, in Francia. Ma il vero cuore del cristianesimo era ciò che adesso è il mondo arabo, cioè le più grandi comunità cristiane e i più grandi teologi erano appunto i, tutti i monasteri. Tutti, insomma, il cristianesimo nella sua imponente fioritura faceva capo a Costantinopoli, all'attuale Istanbul, quindi era, era diffuso laddove adesso ci sono i musulmani, cioè in Turchia, in Siria. In Palestina, in Egitto, in Algeria, in Tunisia. Pensate, in fondo, Sant'Agostino uh, era in Tunisia, no? E I più grandi teologi come Tertulliano e Cipriano erano in Algeria, come Origene e Clemente Alessandrino erano al Cairo, alla, 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 ad Alessandria d'Egitto, e così i, i grandi padri della Chiesa erano tutti o in Turchia o a Istanbul o in Grecia. Quindi, il cristianesimo era diffuso la ora c'è l'Islam. Ebbene l'Islam rappresenta il tentativo riuscito di sostituire al cristianesimo, di sostituire quindi al dogma della Santissima Trinità e al dogma della divinità di Cristo, di sostituire il vecchio ebraismo. Infatti eh, quali sono i due capisaldi dell'Islam? I due capisaldi dell'Islam sono la negazione della Santissima Trinità e la negazione della divinità di Cristo che viene riconosciuto come un profeta eh, inferiore a Maometto. E quindi, secondo l'Islam, il cristianesimo rappresenterebbe una degenerazione pagana dell'ebraismo, perché mentre l'ebraismo, secondo l'Islam, avrebbe raggiunto il monoteismo, il cristianesimo avrebbe eh, compromesso il monoteismo, cioè la fede in un unico Dio, professando il dogma della Santissima Trinità. E poi, secondo l'Islam, il cristianesimo sarebbe. Caduto in una forma di idolatria e, eh, cari amici, professando la divinità di Cristo. Quindi, l'accusa che i musulmani hanno fatto ai cristiani è quella di essere idolatri, d'avere corrotto la pura religione ebraica fondata sul monoteismo e d'avere eh, ceduto eh, al paganesimo, indicando l'adorazione di un uomo che è Gesù Cristo. Allora, quello che non riuscì è l'arianesimo di soppiantare il cristianesimo riuscì all'islam. L'Islam in poco tempo, anche per le debolezze intere del cristianesimo, eh, sradicò il cristianesimo in tutti quei luoghi dove era fiorente e quindi in tutti quei paesi eh, dove prima c'erano delle comunità cristiane fiorenti si impiantò l'Islam e quindi noi vediamo ora che nell'Arabia, nella Siria, nella Turchia, eh, nel Libano, nell'Egitto nell'Algeria, nella Tunisia, e fino a Istanbul, eccetera, lì dove c'erano le grandi comunità cristiane fu instaurata la religione musulmana. È il tentativo riuscito da parte dell'uomo carnale di eliminare il mistero della Santissima Trinità e della divinità del Figlio. Quindi la Chiesa fin dall'inizio ha dovuto sopportare attacchi, eh, attacchi, diciamo così, mh, che venivano dalle potenze delle tenebre, non le porte dell'inferno, che poi si sono servite di forze storiche per abbattere i misteri fondamentali della fede, l'unità e la trinità di Dio, l'incarnazione del Figlio, l'incarnazione della seconda persona della Santissima Trinità. Ora, cari amici, questo medesimo tentativo eh, la Chiesa lo deve sopportare anche oggi. Anche oggi, direi che oggi l'attacco è diverso allora l'Islam riuscì, l'attacco la, eh, è diverso, cioè l'attacco è più simile a quello ariano, perché eh, la Chiesa dei primi tempi scongiurò l'attacco ariano, che era fatto con la propaganda, perché Ario negava la divinità di Cristo, diceva che era un arcangelo a farsi uomo e quindi negava il mistero della Santissima Trinità, e attraverso la propaganda del potere. Ario cercò di eh, vincere, perché l'impero, il potere imperiale appoggiava Ario. Naturalmente il potere imperiale appoggiava Ario perché il potere imperiale, ridotto Cristo a un uomo, poteva procedere alla divinizzazione dell'imperatore, di un altro uomo, e fare della Chiesa il suo strumento di dominio. Ebbene, cari amici, eh, la Chiesa antica vinse l'attacco di Ario, invece soccombette all'attacco armato dell'Islam. La Chiesa moderna oggi eh, rischia di soccombere di fronte all'attacco del nuovo Arianesimo. In che cosa consiste, cari amici, il nuovo Arianesimo? Il nuovo Arianesimo che è di massa, che è alimentato da, da, da una teologia ambigua, che è alimentato... Eh, dai cosiddetti cristiani della doppia appartenenza, quelli che dicono di essere cristiani ma nel modissimo tempo sono induisti, sono buddisti e sono eh, appunto eh, fautori delle religioni orientali, ebbene costoro cosa dicono in realtà? Dicono eh, quello che aveva detto Ario e cioè che Cristo non è Dio ma è un uomo un grande uomo ora questo mio arianesimo questo nuovo arianesimo sta certamente avendo un successo eh, eccezionale. Perché? Perché se, perché se noi eh, chiediamo ai cristiani del nostro tempo, eh, vediamo che una minima parte crede nel mistero della Santissima Trinità e una minima parte crede nella divinità di Cristo. Possiamo dire che l'arianesimo del nostro tempo è la religione vincente. È il tentativo fra i più riusciti per soppiantare il cristianesimo per distruggere dall'interno il cristianesimo e cioè eh, e questo tentativo per distruggere all'interno il cristianesimo consiste nella negazione della divinità del figlio e quindi nella negazione del mistero della santissima trinità ma questo già è stato operato nel cuore eh, di molti cristiani mh, statistiche per esempio, recentissime negli Stati Uniti, specialmente riguardo ai più giovani, dicono che la grande maggioranza dei giovani educati, anche nelle scuole cattoliche, non sanno neanche, non, 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 hanno una vaga fede in Dio, ma sono ben lontani dal professare la fede nei due misteri fondamentali della, del cristianesimo, che è la Santissima Trinità e la divinità del Figlio. Se poi, cari amici, noi a questo eh, neo-arianesimo, e quindi a questa dissoluzione del cristianesimo nell'ebraismo, perché in fondo si dissolve il cristianesimo nel monoteismo ebraico, se poi aggiungiamo il tentativo di teologi di negare la presenza di Cristo nell'Eucarestia, se eh, leggiamo eh, e valutiamo nella sua giusta luce il tentativo di teologi che fanno anche su riviste cattoliche, magari riviste destinate al, al clero, dove si insinua che l'adorazione eucaristica è una forma di idolatria, noi, eh, cari amici, comprendiamo la vastità di questo attacco ai due misteri fondamentali della fede. L'attacco parte, appunto, con la negazione della divinità di Cristo, quindi negazione dell'origine divina della Chiesa, e quindi negazione della presenza di Cristo nei sacramenti, la confessione e l'eucaristia, e quindi la negazione del, del mistero della Santissima Trinità. Qual è l'esito finale? L'esito finale non è tanto il ritorno a un ebraismo primitivo, l'esito finale è la formazione di una nuova religione, una nuova religione che abbia eh, come punto fondamentale eh, una fede vaga in Dio, una fede vaga in Dio ma che in realtà è una religione dell'uomo perché è una religione dove l'uomo evidentemente stabilisce le verità da credere. Ed è una religione in cui l'uomo stesso stabilisce le eh, verità morali e quindi i comportamenti di vita. E perciò si realizza il progetto ariano, e cioè una religione a servizio del potere. Il progetto di Ario era questo una religione a servizio del potere, una religione in cui poi eh, sia l'uomo dettare le regole sia per quanto riguarda le verità da credere sia per quanto riguarda i comportamenti morali di vita. Ed è questo... Questa è la nuova religione, che molti chiamano la religione della nuova epoca, della New Age, la nuova religione a cui danno forte anche molti cattolici, che cattolici non sono, sono dei giuda vivi. Ebbene, questa nuova religione consiste, cari amici, in, in alcuni punti fondamentali. Negazione della divinità di Cristo, negazione del mistero della Santissima Trinità, quindi negazione dell'origine divina della Chiesa, negazione quindi... Del cristianesimo come unica religione vera, negazione quindi dell'Eucarestia e eh, affermazione eh, di una religione che sia l'insalata russa di tutte le religioni, dove però il punto coagulante, il punto dove tutti sono d'accordo, è quello di riconoscere che esiste un certo Dio che poi eh, prenderà le forme di questo o quel eh, Santone di turno. Per cui. Cari amici, vi rendete conto qual è stata e qual è la tentazione a cui la Chiesa deve resistere con, le, con tutte le sue forze? Noi abbiamo bisogno oggi, cari amici, di nuovi santi atanasio, di nuovi difensori del mistero della divinità di Cristo e del mistero della Santissima Trinità, a costo di dare la propria vita. Abbiamo bisogno quindi di nuovi santi atanasio che aiutino la Chiesa a resistere a quello che è uno dei più massicci attacchi ai due misteri principali della fede. Il primo in ordine di conoscenza è la divinità di Cristo, l'altro di conseguenza è l'unità e la trinità di Dio. E noi vedremo appunto a partire dalla prossima appuntamento come la Chiesa fin dall'inizio, a partire dalle parole di Cristo, eh, facendosi forza sulle parole di Cristo, ha respinto ogni tentativo di dissolvere il cristianesimo negando la divinità di Cristo e il mistero della Santissima Trinità. Siamo arrivati al numero 249, in quella parte del catechismo dove si spiega il primo articolo del credo e dove appunto si sta parlando della formulazione del dogma trinitario. Abbiamo più volte sottolineato, cari amici, che è circa quattro secoli dopo Cristo, cioè verso il... Verso il 381, primo concilio di Costantinopoli, poi anche nei successivi concili, che si è precisato il dogma trinitario, così come noi lo confessiamo nella recita del credo. No? E, e anzi possiamo dire che il credo si chiama appunto simbolo niceno-costantinopolitano perché ha ehm, raccolto la formulazione del dogma cristologico, cioè che Cristo è Dio. E del dogma trinitario, cioè che Dio è una sostanza in tre persone, e, è stato formulato, vi dicevo, nel IV secolo, però quello che ci ha premuto a mettere in evidenza, cari amici, è che la Chiesa, fin dall'inizio, ha creduto nel mistero della Santissima Trinità e la Chiesa, fin dall'inizio, la Chiesa Apostolica, cioè quella formata dagli Apostoli e da Maria, ha creduto nel mistero della Divinità del Cristo. Per cui... Il mistero della Santissima Trinità non è stato, per così dire, inventato dai concili ecumenici dei secoli successivi, ma, casomai, questi concili, in seguito alle negazioni del dogma trinitario che si sono avute da parte, eh, diciamo così, di eretici, i concili hanno espresso, eh, nelle formule che ora recitiamo nel Credo, la fede della Chiesa, che era la fede di tutto il popolo di Dio e che era la fede degli Apostoli, la fede di Maria. Per cui è un conto parlare del dogma trinitario nel suo momento sorgivo, cioè nel momento in cui è stato rivelato, il dogma trinitario è stato rivelato da Cristo stesso, e ce l'ha rivelato affermando di sé di essere il figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità fatto uomo, e affermando la divinità dello Spirito Santo. Ebbene, eh, è lì che è nato, è lì che è stato rivelato il dogma trinitario e è stato accolto nella fede, innanzitutto da Maria Santissima nel momento dell'incarnazione. Maria Santissima fu la prima a credere nel mistero della Santissima Trinità e nel mistero della eh, Incarnazione, e poi eh, naturalmente la Chiesa, sotto la guida dello Spirito Santo, ha sempre più compreso è sempre più penetrata nella comprensione del dogma della Santissima Trinità e dell'alto mistero della fede che è la divinità di Cristo e poi nei concili soprattutto, eh, soprattutto per rispondere alle negazioni degli eretici nei concili la Chiesa ha formulato il dogma della Santissima Trinità e il dogma cristologico come sapete e, in termini forse che avrete appreso nei catechismi quando eravate ragazzi, il dogma cristologico è stato così formulato dai concili di Nicea di Costantinopoli e poi successivamente in quello di Efeso, cioè che il dogma cristologico eh, riconosciamo in Cristo due nature: una natura divina e una natura umana. Quindi Cristo vero uomo e vero Dio. Ambedue le nature nell'unica persona divina. Invece, ora, questa formulazione del dogma cristologico, soprattutto da parte del Concilio di Riccia, rispecchia la fede della Chiesa apostolica e eh, rispecchia eh, la rivelazione che Cristo ha fatto di sé agli apostoli. Naturalmente Cristo non ha parlato di una persona divina e due nature umane, però ha parlato in termini che alludevano a, alla duplice persona. Ha la duplice natura sia divina sia umana in Cristo. Quando Cristo dice di essere inferiore al Padre fa allusione alla sua natura umana. Quando Cristo dice di essere uguale al Padre fa illusione alla sua natura divina. Quando Cristo eh, afferma di, di assolvere nel suo nome i peccati fa riferimento a un potere divino che lo rende uguale al Padre. Quando Cristo dice il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo, oppure dice di avere sete, fa allusione alla sua natura umana. Ebbene, tutte queste verità che sono nel Vangelo, nel Concilio di Efeso, la Chiesa le ha formulate con eh, due diciamo così, parole fondamentali: una persona divina e due nature, una umana e una divina. Poi, per quanto riguarda il dogma trinitario, la Chiesa a Costantinopoli l'ha formulato in termini molto precisi. Una sostanza divina, no? che riguarda appunto la natura divina, e tre persone o ipostasi o relazioni all'interno dell'unica sostanza divina. Quando la Chiesa a Costantinopoli, a Nicea Costantinopoli, ha formulato questa dottrina di un'unica sostanza divina, quindi di un unico Dio, all'interno del quale ci sono tre relazioni o tre ipostasi, ipostasi è una parola greca che vuol dire persona in, in Italia, in latino e in italiano noi traduciamo persona. Ebbene, quando la Chiesa a Nicea e a Costantinopoli ha parlato di una sola sostanza, quindi di un solo Dio, non di tre dei, di una sola natura divina, all'interno della quale sono tre persone o tre ipostasi o tre relazioni, la Chiesa non ha inventato niente ma ha espresso in parole desunte dalla filosofia greca, nella quale si esprimevano anche gli eretici ad esunto quello che Gesù aveva già spiegato quando ha parlato del Padre di se stesso come Dio e dello Spirito Santo come Dio. Per cui la formulazione del dogma trinitario nei secoli successivi non ha fatto che codificare in termini filosofici che erano usati nella cultura di quel tempo affermazioni che risalgono alla parola stessa di Cristo e alla rivelazione che Cristo stesso ha fatto riguardo a se stesso e alla Santissima Trinità. È Cristo che ci ha rivelato la vita intima di Dio, che ci ha rivelato se stesso come verbo del Padre. Gli apostoli hanno accolto questa rivelazione di Cristo nella fede e poi la Chiesa l'ha approfondito e soprattutto ha messo a punto una, eh, delle formule ben precise proprio per impedire agli eretici di equivocare, di barare sulle parole. Per cui nei concili ecumenici successivi si è data una formulazione precisa in, con termini filosofici al dogma trinitario che era già creduto dalla Chiesa, proprio dagli Apostoli e da Maria e che era stato rivelato da Cristo stesso. Ora, dopo questa premessa, siamo in grado, cari amici, di leggere i numeri 249 e 250, che poi tra l'altro ci danno altre informazioni importantissime di cui ci occuperemo dopo la lettura. Dice il numero 249. La verità rivelata della Santa Trinità è stata, fin dalle origini, alla radice della fede vivente della Chiesa, principalmente per mezzo del battesimo. Trova la sua espressione nella regola della fede battesimale formulata nella predicazione, nella catechesi e nella preghiera della Chiesa. Simili formulazioni compaiono già negli scritti apostolici, come ad esempio questo saluto, ripreso nella liturgia eucaristica. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E per completare, vediamo anche il numero 250. Nel corso dei primi secoli la Chiesa ha cercato di formulare in maniera più esplicita la sua fede trinitaria, sia per approfondire la propria intelligenza della fede, sia per difenderla contro errori che la alteravano. Fu questa l'opera degli antichi concili, aiutati dalla ricerca teologica dei padri della Chiesa e sostenuti dal senso della fede del popolo cristiano. Quindi il punto chiave è questo, cari amici, che la verità della Santissima Trinità fu rivelata da Cristo stesso e quindi eh, risale... Dice alla radice della fede vivente della Chiesa. Qual è la radice della fede vivente della Chiesa? La, la radice della fede vivente della Chiesa sono Maria e gli Apostoli. Quindi il mistero della Santissima Trinità, rivelato da Cristo, è presente nella fede. Delle radici. Le radici sono Maria e gli Apostoli. Loro per primi hanno, Maria per prima e poi gli apostoli hanno creduto. Al mistero della Santissima Trinità, il quale quindi non è, come dicevano alcuni, erroneamente uno sviluppo, un'invenzione della Chiesa dei secoli posteriori, ma risale alla fede originaria. D'altra parte se non c'era il mistero della Santissima Trinità, il mistero di Cristo, figlio di Dio, fatto uomo, ditemi voi che cosa si sarebbe distinta la, la fede cristiana dalla fede ebraica, no? Se Cristo fosse stato solo un uomo. Sarebbe stato uno dei profeti, magari anche il più grande, anche più grande di San Giovanni Battista, se Cristo fosse stato un solo uomo. E se Cristo fosse stato un solo uomo, non sarebbe nato il cristianesimo, sarebbe continuato l'ebraismo. Ciò che ha provocato la rottura, cari amici, fra l'ebraismo e il cristianesimo è proprio questo: la fede nella Santissima Trinità e nella divinità di Cristo e il motivo per cui Cristo è stato ucciso, cari amici, è proprio questo per aver bestemmiato. Perché lui essendo un uomo, come lo vedevano naturalmente i suoi nemici privi di fede, osava proclamarsi uguale a Dio. Allora il cristianesimo è incominciato proprio il, il cristianesimo è incominciato differenziandosi radicalmente dall'ebraismo proprio con la rivelazione del mistero della Santissima Trinità e della divinità di Cristo, anzi prima la divinità di Cristo, poi il mistero della Santissima Trinità, perché successivamente, perché Gesù prima ha rivelato il mistero della sua divinità, quindi di essere la seconda persona della Santissima Trinità, successivamente al termine della sua vita ha rivelato il, ha rivelato il mistero della terza persona della Santissima Trinità, cioè dello Spirito Santo. Ora, cari amici, eh, questo mistero eh, del Dio Uno e Trino e del Verbo Incarnato ha creato la ver il vero abisso, la il vero abisso fra la fede cristiana e la fede ebraica. Alcuni mi hanno detto, ma eh, una domanda, non mi ricordo più chi me l'ha fatta, se qui in radio, una domanda molto interessante. E cioè, e cioè, un bambino ha chiesto, appunto mi pare qui in radio, mi è stata fatta, ha chiesto giustamente alla sua catechista, ma la Madonna eh, non era di religione ebrea? E certo, cari amici, che la Madonna era di religione ebrea. Ma quando è che la Madonna di religione ebrea è diventata cristiana? Quando è che la Madonna, cari amici, ha cambiato religione, per così dire? La Madonna ha cambiato religione nel momento dell'annunciazione. Anzi, lei non aveva nessuna consapevolezza di cambiare religione, ma casomai aveva la consapevolezza che con la rivelazione dell'incarnazione si realizzava le promesse contenute nella religione ebraica. In quanto la religione ebraica era tutta protesa verso il futuro, verso l'attesa del Salvatore. Allora, la Madonna, nel momento dell'incarnazione, era ebrea. Ma in quel momento, accogliendo il mistero rivelato dall'angelo del Verbo del Figlio di Dio che si faceva carne, lei di fatto ha cambiato religione. Ma nella sua coscienza c'era la consapevolezza che in quel momento si adempiva la religione ebraica, che era una religione che attendeva il Salvatore, ma nel momento in cui appunto la Madonna credette alla rivelazione del Verbo che si fa carne e quindi dello, per opera dello Spirito Santo, in quel momento la Madonna credeva nei due misteri fondamentali della religione cristiana, il mistero della Santissima Trinità e il mistero dell'incarnazione, quindi la Madonna è la prima cristiana, la prima credente nel cristianesimo, nella fede cristiana, solo che lei non ha cambiato religione. Semplicemente, semplicemente ha accolto il compimento effettuato da Dio delle promesse stesse di Dio. E queste promesse stesse di Dio erano l'essenza della religione ebraica. La religione ebraica era la religione delle promesse di Dio fatte ai patriarchi e poi ribadite dai profeti. Tutta una religione orientata verso il futuro. Perciò la Madonna ebrea diventa cristiana quando, quando accoglie la rivelazione della sua divina maternità. In quel momento però la Madonna che entra nella fede cristiana entra portando con sé l'esaudimento, l'adempimento di tutte quelle promesse di cui la regione ebraica era portatrice. Quindi, è in quel momento che nasce il cristianesimo. Quando nel momento dell'annunciazione nasce il cristianesimo, perché lì Dio rivela di essere Trino, e rivela appunto che il Verbo si fa carne. In quel momento la Madonna accoglie nella fede i due misteri fondamentali della fede. In quel momento nasce il cristianesimo, ma attenzione, il cristianesimo nasce come adempimento delle promesse di Dio fatte nella religione ebraica. Se vi sarà rottura fra cristianesimo ed ebraismo è perché poi una parte dell'ebraismo non ha accolto la rivelazione di Dio e l'adempimento delle promesse che Dio aveva fatto continuando a rimanere in un'attesa con una prospettiva per la verità eh, molto terrena, in attesa di un messia terreno, di un liberatore terreno. La, la rottura quindi è avvenuta proprio per... perché una parte, una parte del popolo ebraico non ha eh, accolto le promesse, l'adempimento delle promesse che si sono realizzate appunto quando il Verbo si è fatto carne. Ora cari amici, la fede, la dice numero 249, la Chiesa primitiva ha manifestato la sua fede nei due misteri principali della fede, che è il mistero della Santissima Trinità e il mistero dell'incarnazione, l'ha manifestato, soprattutto, l'ha manifestato certamente, eh, cari amici, nella predicazione. Difatti eh, eh, la predicazione Fin dalle origini fin dal giorno della Pentecoste, se vi ricordate il grande discorso di Pietro, pone subito il problema di fondo, e cioè chi è Cristo, chi è quell'uomo che è morto in croce. Di lui Pietro afferma la resurrezione e afferma la divinità. Quindi eh, è nella predicazione subito che emerge eh, la, la fede della Chiesa, la predicazione di Pietro e degli Apostoli riguarda subito il mistero della divinità di Cristo e quindi e quindi anche l'effusione dello Spirito Santo e quindi il mistero della Santissima Trinità. Ma non solo nella predicazione, cari amici, la Chiesa ha formulato, eh, non solo nella predicazione la Chiesa ha formulato la sua fede nei due misteri principali della fede, ma anche nella preghiera, la preghiera rivolta al Padre in Cristo Gesù sotto l'azione dello Spirito Santo. Quindi nella predicazione. La Chiesa apostolica manifesta la sua fede nei due misteri principali della fede, ma nella preghiera stessa e nelle preghiere che conserviamo nella Sacra Scrittura, nel Nuovo Testamento, ma anche nei primissimi padri della Chiesa, si manifesta con chiarezza la fede della Chiesa nel mistero della Santissima Trinità e nel mistero della divinità di Cristo. Ma forse il punto. Eh, diciamo così, eh, sacro, dove con più eh, evidenza si manifesta la fede cristologica e trinitaria della Chiesa è nel battesimo. Infatti noi dagli atti degli apostoli, anzi già nei Vangeli, vediamo che il battesimo viene fatto nel nome della Santissima Trinità. E questo lo vediamo soprattutto nel mandato di Cristo risorto il quale dice agli apostoli andate in tutto il mondo e battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi attenzione, cari amici, che già gli apostoli affermavano la fede nel mistero della Santissima Trinità, non solo nella predicazione, non solo nella preghiera, ma soprattutto nella prassi battesimale. Il battesimo veniva nato nel nome, non nei nomi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, sono tre sul medesimo piano, tre quindi tutte e tre partecipi dell'unica sostanza divina, qui la parola nome indica l'essere divino e perciò nel battesimo giustamente, dice il catechismo, viene espressa la fede della Chiesa nella Santissima Trinità e direi eh, va aggiunto a mio parere anche che eh, abbiamo negli Atti degli Apostoli la testimonianza che c'erano due formule di battesimo, una trinitaria eh, che è quella di cui vi ho eh, già eh, fatto eh, cenno, ma poi c'era anche una formula cristologica, cioè non solo si battezzava nel nome della, Sant della Santissima Trinità, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ma si battezzava anche nel nome di Gesù. E questo è importantissimo, perché significa, vedete, il battesimo... Eh, con le sue due formule, cioè la grazia battesimale e la salvezza data nel nome della Santissima Trinità e la grazia battesimale e la salvezza data nel nome di Gesù, esprimeva la fede della Chiesa apostolica nei due misteri principali della fede. Una appunto è la Santissima Trinità, l'altra è la divinità di Cristo. Quindi mh, tutto questo che vi ho detto, cari amici, ci porta a una certezza assoluta, e cioè che il, i due misteri fondamentali della fede, quello della Santissima Trinità e quello della, conseguente naturalmente della divinità di Cristo, risalgono alla radice stessa della Chiesa, questa radice è Cristo, questa radice è la prima comunità apostolica con Maria, e si esprime nella predicazione. Si esprime nella preghiera della Chiesa, pensate alla preghiera che noi abbiamo all'inizio della Messa, che è tratta dalla seconda lettera ai Corinti, al capitolo 13, al versetto 13, dice la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo. Era una preghiera, cari amici, un augurio trinitario. Quindi vedete che già la fede della Chiesa e la comunità di Corinto, fondata da Paolo, vedete che già la, la preghiera della Chiesa è trinitaria. Ma direi che soprattutto nel sacramento del battesimo che noi abbiamo più manifestamente, eh, perché c'è non soltanto la parola ma anche proprio il sacramento, eh, l'affermazione della fede della Chiesa nella Santissima Trinità e anche nella divinità di Cristo, perché mh, si battezzava sia con la formula trinitaria sia con la formula cristologica. Per cui quando nel quando nel 321, 20, 21, poi nel, 300, eh, nel 381 Costantinopoli, poi nel 425 e nel 450, sono i primi quattro concili eh, di Costantinopoli, di Nicea, e di, Efeso, di Nicea, Costantinopoli e Efeso, eh, la Chiesa ha proceduto a dare la formulazione in termini più filosofici, della sua fede lo ha fatto a partire da una fede che già c'era infatti giustamente il Catechismo dice i concili hanno proceduto a dare una formulazione più esplicita della fede cristologica e trinitaria perché sostenuti dal senso della fede del popolo cristiano e poi della ricerca teologica dei padri della Chiesa ma guardate che la ricerca teologica dei padri della Chiesa non era per capire meglio la fede cioè la fede già c'era cioè non è che la, la Chiesa aveva mai avuto dei dubbi eh, sul mistero della Santissima Trinità eh, o sulla divinità di Cristo. La fede della Chiesa eh, è sempre rimasta tale eh, eh, dal momento in cui Maria e gli Apostoli l'hanno accolta. Solo che il cristianesimo si era diffuso e era penetrato anche nelle classi colte, le quali avevano incominciato ad esprimersi in termini della cultura corrente e quindi... In termini anche filosofici, allora a Nicea, a Costantinopoli, ad Efeso, ecco che si usano i termini filosofici correnti per esprimere correttamente il mistero della Santissima Trinità. E questi termini sono appunto i termini di natura e di persona. E quindi di Cristo si dice due nature in una sola persona. Invece di natura si può usare anche sostanza, due sostanze, una sostanza umana e una sostanza divina nell'unica persona, e di Dio si dice una natura divina o una sostanza divina in tre persone, dove la parola persona si può anche eh, dire invece di persona relazione, perché il nome di padre, di figlio e di spirito sono nomi relativi l'uno all'altro, oppure si può usare anche il termine greco di ipostasi, ma con queste parole, cari amici, non si fa che esprimere. In termini filosofici, la fede originaria della Chiesa, la, quella fede che è alla radice, e cioè che risale alla rivelazione stessa di Cristo. Poi da allora, cari amici, da allora la Chiesa non ha più ritenuto di dover cambiare le parole, proprio perché ormai queste parole di sostanza, o di natura e di persona, o di ipostasi, ormai nella fede cristiana eh, avevano acquistato un particolare valore per esprimere il mistero. Per cui, noi oggi, cari amici, dopo circa 1700 anni, ci esprimiamo con le parole dei concili di Nicea, di Costantinopoli, di Efeso, e diciamo: Credo che in Gesù ci sono due nature, una umana e una divina, nell'unica persona divina. Cioè in Cristo c'è un solo io con due nature, una umana e una divina. Cristo mangia, quindi è uomo. Cristo assolve dei peccati in suo nome, quindi è Dio. No? Due attività, la natura esprime sempre l'attività. E così nel mistero della Santissima Trinità noi diciamo oggi un solo Dio in tre persone. Una sola natura con tre relazioni. O se diciamo una sola natura di amore, ma l'amore è internamente strutturato, amore generante, amore generato, amore ispirato. Certamente, eh, certamente non è che i concili di Nicea di Costantinopoli abbiano esaurito eh, lo sforzo della fede per entrare nel mistero Trinitario, però a mio parere eh, rimangono pur sempre un punto di riferimento essenziale ed è molto pericoloso scostarsi da quelle formulazioni. Perché è facile cadere in errori? Come già vi ho spiegato, eh, la storia della Chiesa fino ai nostri giorni ha visto il tentativo costante di annullare i due misteri, e cioè di ridurre Cristo a un semplice uomo e di ridurre Dio a un Dio come quello musulmano, quello ebreo. È il tentativo della New Age, della nuova religiosità, che cerca appunto di svuotare dall'interno il cristianesimo negando la divinità di Cristo e quindi negando il mistero della Santissima Trinità e quindi ponendo tutte le religioni sotto un denominatore comune l'esistenza di Dio e poi l'esistenza di tanti saggi che lo hanno rivelato. Ed è quindi tenendo fermi questi due misteri che noi teniamo fermi gli architravi della nostra fede. Siamo arrivati, cari amici, al numero 251. Oggi facciamo il numero 251 e 252 e stiamo eh, sviluppando un discorso abbastanza interessante eh, che riguarda lo sviluppo, o meglio, la formazione del dogma trinitario. Certamente, cari amici, eh, dobbiamo dire che la Santissima Trinità è e è, è, è rimane un mistero anche dopo tutti i tentativi che abbiamo fatto per renderla in qualche modo intelligibile, dico di più, è un grandissimo mistero della fede, è il mistero fondamentale della fede insieme all'incarnazione, entriamo in questo mistero soprattutto nella preghiera, nell'apertura del cuore, perché mediante la preghiera e nell'apertura del cuore noi entriamo nella preghiera stessa della Santissima Trinità, mi viene in mente in questo momento... Una, una pagina indimenticabile che ho letto proprio sulla preghiera di Adrienne von Speyr. Non mi ricordo più dove l'ho letta, credo nel suo commento al Vangelo di San Giovanni. Adrienne von Speyr è una grande mistica di questi nostri tempi, è morta qualche anno fa, e che ha scritto pagine indimenticabili sul Vangelo di San Giovanni, sull'Apocalisse, sulla Madonna stessa. Pagine bellissime, ma quello che colpisce nelle sue pagine esegetiche è proprio il tipo di esegesi spirituale che fa. Mm, e, eh, quindi non un'esegesi letterale, una esegesi tecnica come sono soliti fare i nostri esegeti, ma un tipo di esegesi più vicina a quella dei padri della Chiesa cioè di carattere teologico e mistico e mi ricordo appunto mh, proprio mh, nel commento che Adrien Fospeir faceva al commento al prologo del Vangelo di San Giovanni laddove si parla del verbo che era presso Dio Adrien nel parlare della Santissima Trinità eh, diceva che la preghiera nasce all'interno di Dio perché quella contemplazione ehm, d'amore del figlio della contemplazione d'amore del figlio verso il padre, del padre verso il figlio, questa contemplazione d'amore, questo bacio d'amore è l'origine della preghiera in un certo senso, cioè la preghiera come contemplazione e come scambio d'amore, non tanto preghiera quindi come domanda, attenzione perché è chiaro che all'interno della Santissima Trinità non c'è la preghiera come domanda, c'è la preghiera come contemplazione reciproca, come scambio d'amore, come bacio d'amore, in questo senso... Lo Spirito Santo è la preghiera, perché è la contemplazione reciproca e il bacio d'amore reciproco fra il padre e il figlio. E come dice un bellissimo documento della Congregazione per il, per, della Fede sulla preghiera cristiana, questo documento dice che la preghiera cristiana nasce all'interno della Santissima Trinità ed è per sua natura trinitaria. Quindi è nella preghiera naturalmente una preghiera nella fede, una preghiera col cuore, che noi cari amici facciamo l'esperienza della Santissima Trinità. Perché? Perché noi preghiamo nel figlio, col figlio, col figlio rivolti al Padre e sotto l'influsso d'amore che dal Padre viene a noi attraverso il figlio e che sale al Padre dal nostro cuore attraverso il figlio, il flusso d'amore dello Spirito Santo. Quindi direi che in questa esperienza che noi viviamo e abbiamo una intelligenza per quanto limitata del mistero della Santissima Trinità. Direi che abbiamo un'esperienza della circolazione d'amore che è Dio all'interno di Dio e che la fede appunto è la porta che ci introduce in questo mistero più che abbiamo quindi più conosciamo più Dio, uno e Trino così che con uh, le speculazioni teologiche le quali però sono importantissime perché cari amici eh, servono se non altro a mettere i paletti eh, i confini ben precisi nei confronti delle eresie come abbiamo visto e quindi noi vediamo che nei primi secoli proprio per rendere sempre più esplicita la fede, ma anche come dice il catechismo per difendere la fede nella santissima Trinità contro errori che la alteravano dice il numero 250, la Chiesa ha provveduto a formulare il dogma trinitario e cristologico nei concili di Nicea, di Costantinopoli e poi di Efeso. E appunto i numeri 251 e 252 ci dicono che in questi concili la Chiesa ha usato delle parole che, facevano, che non sono bibliche, ma che comunque... Eh, hanno un riscontro biblico, come vi dimostrerò fra poco, sono piuttosto parole desunte dalla filosofia e dalla cultura del tempo. Siamo nel terzo o quarto secolo d.C.: Ebbene, siccome i eretici si esprimevano con quelle parole e con quella cultura, la Chiesa ha risposto usando le loro parole e la loro cultura, e dando a queste parole un significato tale da eh, rendere portatrici, in un certo senso, del mistero della fede. Le parole chiave che la Chiesa ha usato nei concili di Nicea, Costantinopoli ed Efeso sono due in sostanza. Sono la parola persona o ipostasi. Persona è la parola in latino, ipostasi è la parola in greco. E l'altra la parola è appunto sostanza o natura o essenza. Ebbene, queste due parole sono due parole chiave attraverso le quali la Chiesa ha espresso il mistero della santissima Trinità e anche il mistero cristologico. Adesso vediamo innanzitutto i numeri 251 e 252 dove si eh, spiega bene quello che io vi ho detto, ma che a loro volta hanno bisogno di un ulteriore approfondimento. Numero 251. Per formulare per la formulazione del dogma della Trinità, come sapete la Chiesa ha creduto fin dagli inizi al dogma della Trinità in quanto rivelato da Cristo. Anzi, vi ho detto che la prima a credere è stata Maria Santissima nel momento dell'annunciazione. Quindi, come abbiamo visto ieri, il, dogma della Santissima, il mistero della Santissima Trinità eh, viene eh, rivelato proprio agli inizi. Anzi, possiamo dire che la fede cristiana viene nel momento dell'annunciazione, quando viene rinno, rivelato il dogma della Santissima Trinità e la... Madonna è la prima credente in questo dogma, è la, che, è la Chiesa che crede. Però vi dicevo, anche se dobbiamo dire che la verità riguardante la Santissima Trinità è stata rivelata fin dalle origini, la sua formulazione dogmatica è avvenuta poi nel tempo. Ebbene, per la formulazione del dogma della Trinità, la Chiesa ha dovuto sviluppare una terminologia, cioè un linguaggio propria, un linguaggio cioè speciale, ricorrendo a nozioni di origine filosofica come sostanza, persona o ipostasi, relazione, eccetera. Così facendo la Chiesa non ha sottoposto la fede ad una sapienza umana, ma ha dato un significato nuovo, insolito a questi termini, cioè quello di sostanza di persona, assunti ora a significare anche un mistero inesprimibile. Infinitamente al di là di tutto ciò che possiamo concepire a misura d'uomo, dice Paolo VI. E poi il numero 252 completa dicendo la Chiesa adopra il termine sostanza, reso talvolta anche con essenza o natura, per designare l'essere divino nella sua unità. Il termine persona o ipostasi per designare il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Nella loro reale distinzione reciproca, il termine relazione per designare il fatto che la distinzione fra le persone divine sta nel riferimento delle une alle altre. E ora, cari amici, vediamo in termini molto più specifici come la Chiesa ha espresso, ha formulato il dogma della Santissima Trinità con queste parole. Noi abbiamo già visto chiaramente formulato il dogma della Santissima Trinità quando Gesù, mandando gli Apostoli, disse: Andate in tutto il mondo e battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Non la parola non dice nei nomi, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi c'è un singolare. Lì la parola nome nel testo greco. Indica eh, una realtà che è la realtà divina. Ebbene, invece dalla parola nome, i concili dei primi secoli, i primi quattro concili, hanno usato la parola sostanza o essenza o natura. Ebbene, la Chiesa afferma per quanto riguarda Dio che esiste una sola sostanza divina, una sola essenza divina, una sola natura divina. Cioè esiste un solo Dio. Io direi un'altra parola che forse è più accessibile al nostro pubblico. Esiste una sola divinità. Non esistono tre dei, non esistono tre sostanze divine, non esistono tre nature divine, non esistono tre essenze divine. Cioè non esistono tre divinità, cari amici. Esiste una sola divinità. Questo è, è il significato della parola sostanza, che vuol dire divinità nel nostro caso, sostanza divina, oppure essenza, che vuol dire la medesima cosa, vuol dire divinità, oppure natura divina, che vuol dire la medesima cosa, divinità. Esiste una sola divinità, una sola sostanza divina, una sola natura divina. Un solo essere divino, una sola essenza divina. Tutti questi concetti esprimono il termine biblico battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E quindi, cari amici, il Concilio, accogliendo la fede naturalmente della Chiesa, afferma che esiste un solo Dio, non tre dei, non tre divinità, non tre sostanze divine, ma un solo Dio, una sola divinità. Quindi un solo assoluto, quindi un solo infinito. All'interno di questa divinità non c'è, cari amici, soltanto un io. Dovremmo dire ci sono tre io. O, meglio, c'è cioè un io, un tu, e un rapporto d'amore fra questo io e questo tu. L'io è il Padre, il tu è il Figlio. Il rapporto d'amore fra il Padre e il Figlio è lo Spirito Santo, è l'amore. Forse, appunto, non, non è neanche molto chiaro dire che ci sono tre io all'interno della Santissima Trinità, è molto più efficace, c'è cioè un io, un tu, e quindi un noi fatto dal padre e dal figlio con questo flusso d'amore che è la persona dello Spirito Santo. Quindi all'interno della Santissima Trinità c'è un noi, c'è un'unica sostanza, un'unica divinità, ma che dentro di sé è rapporto di amore. Ora, tutte, attenzione cari amici, tutti gli attributi divini riguardano non le persone ma la divinità in quanto tale. E cioè, se io dico Dio ha la volontà, no, ebbene, la volontà di Dio riguarda non le tre persone divine, come se le tre persone divine avessero tre volontà, ma riguardano l'essenza divina. Per cui, cari amici, la volontà va riportata alla natura, alla sostanza, alla divinità, non alle tre persone divine. Poi vi spiegherò meglio. Per cui in Dio c'è una sola volontà, non ci sono tre volontà divine, c'è una sola volontà che è comune al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. In Dio c'è una sola intelligenza che è comune al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. In Dio c'è una sola onniscienza che è comune al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. In Dio c'è una sola onnipotenza che è comune al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. In poche parole, tutto in Dio è comune, tutto in Dio riguarda la natura divina, l'essenza divina, tutto in Dio è comune forché l'essere Padre, l'essere Figlio e l'essere Spirito Santo. Tutto il resto è in comune, quindi Dio c'è una sola intelligenza, una sola volontà, una sola onnipotenza, è un solo infinito, è un solo assoluto, eccetera. Quindi tutto in Dio riguarda la natura divina, la sostanza divina, eccetto l'essere Padre, l'essere figlio e l'essere Spirito Santo. D'altra parte questo, cari amici, a noi è evidente anche nella nostra preghiera, noi parliamo della volontà di Dio cioè comprendiamo che in Dio c'è una sola volontà che è comune, identica al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Noi, cari amici, crediamo che in Dio c'è una sola scienza, infatti parliamo di scienza o prescienza divina. Infatti la prescienza divina è comune al Padre, è comune al Figlio e comune allo Spirito Santo. Quindi tutto in Dio le qualità divine, la volontà, l'intelligenza, la perfezione, tutte le perfezioni divine, tutte le perfezioni divine, si attribuiscono alla divinità, tutto in Dio è comune, cioè tutto riguarda la sua divinità eccetto cioè, cioè ci chiediamo che cosa in Dio non è comune. In Dio tutto è comune fuorché l'essere padre, l'essere figlio e l'essere Spirito Santo. Lì veramente c'è una reale distinzione reciproca. Perché, cari amici, la parola persona, tre persone, si dice anche relazione. Perché le tre persone sono relative fra loro, perché padre indica relazione al figlio, figlio indica relazione al padre, Spirito Santo indica la reciproca spiegazione d'amore. Ecco perché diciamo che le tre persone sono relative, sono relazioni fra di loro. Qui Radio Maria abbiamo trasmesso Catechismo della Chiesa Cattolica a cura di Padre Livio.